Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dentro la baracchetta degli orologi. Eccoci qua dal buon Giacomo nella gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio, che è partner ufficiale del canale, nonché fornitore di oggetti per le scimmiette, cioè quegli oggetti... Abbiamo anche l'amico Piero a proposito di scimmiette. Una scimmietta addestrata riuscirebbe a reggere meglio le domande rispetto a Piero, però noi a questo abbiamo, quello che passa al convento. Ti sei preparato oggi? Sono una scimmia qua, ve non ti dico io. Bravo. Ho visto gli orologi usati, una scimmia qua. Ascolta Piero, direi di iniziare. Ok. Buongiorno a tutti. E devo salutare, no? Allora, Andrea, buongiorno. È vero che è previsto un aggiornamento per quanto riguarda l'Icon? Allora, so che ci sono delle novità interessanti nel mondo Maurice Lacroix, e stanno presentando le nuove collezioni in questi giorni, ovviamente in sede, sicché non abbiamo ancora noi l'accesso a questo tipo di prodotto. Vediamo a breve che cosa sarà, non so se sarà nello specifico delle modifiche su Icon o l'accostamento di una nuova linea. Mi hanno detto grandi novità, ma non nello specifico. Potrebbe essere un restyling come un allargamento di linea. Sì. Vabbè, aspettiamo. Gianluca, se è presente in negozio, ci mostrate qualche glassout? Grazie, grande Piero. Come si pronuncia? Glassout Origina. Alla tedesca. Glassout Origina. Allora, abbiamo qua subitaneamente, questo qua è il cronografo del CQ, questo, sì, vero? Diciamo che, allora, intanto glassout si divide in diverse famiglie, come un po' tutte le marche. Questo qui è il crono della CQ, che è tutta la linea dei diver. Ricordiamo che sono tre le principali impostazioni del prodotto, il 39 mm con data semplice, e poi dopo esiste la versione ovviamente più grande, da 42 col grandata, fino ad arrivare al il top di serie, che è il cronografo, che anche questo ha come particolarità il grandata ore 6. Questo qua è grandata? Sì. Sì, questo qua è grandata, perché Glassout Original è una delle poche case, se non l'unica, che riesce a fare la grandata, che sembra, sono perfettamente non separate i due dischi data, che non sono separati. Sì, che tra l'altro il grandata è una delle prime complicazioni in orologeria, proprio per la difficoltà di creare due dischi che si muovono indistintamente, cioè le unità che si muovono distintamente dalle decine. Sì, ma questo qua invece è il modello simpatico. È sempre un crono, ha la solita meccanica del CQ, però questo qui è il 70s, è una linea, e questa linea ovviamente... Diciamo fa parte delle due linee vintage di Glassout, una la 16 che dopo vedremo, e questa è la 70s. Sì, questa è la 60s, come vedi è una linea rotonda, abbastanza semplice. La caratteristica è questo fondello in zaffiro a tutta meccanica. E se lo metti in sezione, come puoi vedere, questo fondello sporge leggermente dalla cassa, come se fosse proprio un fondello in acciaio, ma totalmente in zaffiro. Sì, l'avevamo già... Eccolo qua, il fondello completamente realizzato in zaffiro. Sì, questo fa un effetto ottico, sembra che la meccanica fuoriesca dalla cassa. Questo qua è in cassa oro. Sì, questa è una cassa oro, è l'ultima versione che hanno fatto, col secondo decentrato, un pochino più grande delle versioni in acciaio. Però molto particolare. Ricordiamo anche che tutti i Glassout Original hanno un bellissimo calibro in house. Sì, qui abbiamo due orologi veramente interessanti. Questo è un Pano Lunar, lo riconosciamo dalla luna laggiù a ore 2. Questa qui è una versione in oro rosa 18 carati con quadrante verde. Tutte le versioni Pano hanno la caratteristica di avere questo bilanciere con il doppio ponte a collo di cigno, veramente fantastico. Il micro rotore decentrato, tra l'altro è un micro rotore ma abbastanza grande di dimensioni, sicché permette anche una carica agevole all'orologio. E vorrei anche far vedere il livello delle decorazioni dei ponti, il perlage qua sopra. Sì, qui sono fatte tutte a mano, vengono realizzate ovviamente da orologiai specializzati. 99 su 100 sono orologiaie.
Ah sì, eh? Sì, sono delle donne ovviamente che hanno le mani più piccole, sicché riescono. Di questo qua ho fatto la video recensione anch'io. Sì, questo qui tra l'altro questa fa parte della linea Senator, che è un'altra grande famiglia dove si sviluppano tante complicazioni all'interno di Glashütte. Nello specifico questo è un perpetuale. Sì, perché c'ha anche praticamente il quadrantino ad ore 12 è quello che ti va ad indicare l'anno bisestile. L'anno bisestile. Giorno, mese, data. La data ovviamente ricordiamo che è un gran data, sicché ovviamente anche qui è una complicazione, e un'aggiunta delle fasi luna. Sono orologi abbastanza classici, lo si vede anche dai numeri romani, proprio il classico quadrante da campanile di chiesa. Sì. E poi ce n'è uno piccolino qua, che io questo qua è la prima volta che lo vedo. Allora, diciamo che la linea è marginale, ma è sempre esistita nel mondo femminile all'interno del marchio Glashütte. Devo dire la verità, fino a qualche anno fa non mi ha mai entusiasmato molto, perché aveva delle linee molto tedesche, sicché molto squadrate, un pochino pesanti. Questa è una novità che è uscita da pochi mesi e devo dire che qui finalmente hanno creato un orologio veramente elegante, ben portabile anche per una donna. Lo trovo bellissimo con questo quadrante blu. Il rotore in oro 18 carati, sì. Questo può essere tranquillamente una di quelle possibilità, di quelle alternative quando le signorine ci chiedono un orologio da donna di qualità, eccolo qua. Sì, tra l'altro hanno sviluppato questa particolarissima fase lunare che non fa solo da funzione aggiuntiva ma anche da rifinitura al quadrante. E devo dire la verità, sul fondo blu ovviamente la luna si risalta particolarmente, sembra proprio immersa in un cielo stellato. Vabbè, oggi abbiamo iniziato col botto, Glashütte Original. Questo qua sarebbe il suo prezzo? Quello lì sarebbe il suo prezzo, sì. 12.400. Sì, ovviamente parliamo di un brand, di una manifattura del segmento lusso. Sì, ne prendo due. Per le future fidanzate, eh? Bravo. Gabriele, quale marchio reputate come il più completo, nel senso che ha orologi di buon livello qualitativo, competitivi con gli altri marchi in tutte le tipologie, diver, dress watch, sportivi, pilot, eccetera, eccetera? Allora, mi verrebbe da dire a me, cioè, che quel marchio che ha tutte le varie tipologie, no? Mi verrebbe da dire ad esempio Seiko Citizen, però... No. Scarseggiano un po' nei cronografi, per esempio, meccanici, sì, sì. Diciamo meccanici. Secondo me, però, bisogna ovviamente alzare un pochino l'asticella. Allora, su un segmento leggermente più accessibile direi Hamilton. Sì. Hamilton veramente sviluppa tutte le famiglie, perché ha la Jazz Master per le produzioni, sì, più classiche. Se vogliamo andare agli sportivi, comunque sia, ha tutta la linea Scuba, tutta una serie di orologi ibridi. Sui cronografi, nelle varie famiglie, sviluppa quello che volete, tra l'altro con un prezzo veramente interessante, si può dire. Oppure, alzando leggermente l'asticella, Longines. Anche Longines è un catalogo veramente infinito. Il mondo classico vi ci potete affogare dentro. I militari ci sono, i cronografi ci sono. I militari ci sono, c'è tutta la parte heritage, perché comunque sia una marca con una storicità veramente grande, sicché lì potete spaziare ovunque. Ovviamente si parla ad oggi di orologi che partono dai 2000 euro a salire. Invece se prendiamo Hamilton, i 2005 sono il punto di arrivo massimo del prezzo del prodotto con i cronografi. Sicché ecco, diciamo... Stefano, ciao ragazzi, per Giacomo. È già presente in negozio lo Yema Diver? Tanti cari saluti a tutti. No, no, lo stiamo aspettando, è una novità. L'ultimo che abbiamo ricevuto era la versione Superman con il calibro nuovo di manifattura, col micro rotore, le Slim, perché è una meccanica leggermente ribassata. Questo l'abbiamo già in negozio, mentre per cui dobbiamo aspettare. Tra l'altro mi era arrivato ultimamente, lo dico, che era una linea che ormai forse è già stata anche dimenticata, perché Yamaha ha avuto un ritardo di produzione mostruoso, la versione in bronzo, che era in prevendita 6 mesi fa sul sito ufficiale. Noi l'avevamo ovviamente, come tanti di voi, preacquistata. Una l'abbiamo già consegnata al cliente che l'aveva prenotato, è rimasto un quadrante nero. Se foste interessati lo abbiamo, vi mandiamo foto, quello che volete. Lorenzo, ciao, volevo chiedervi se dopo l'acquisizione da parte di Breitling di Universal Genève ci fossero novità su questo storico marchio. Grazie mille a tutti.
Ma veramente quando l'acquisizione è recente, cioè è meno di un anno fa, e quando hanno fatto la presentazione di questa mossa commerciale, possiamo dirlo, hanno già messo le mani avanti dicendo che ci vorranno degli anni per ricostruire tutta un minimo di gamma e di struttura per dar vita a Universal Genève. Quindi è veramente presto per avere delle novità. Staranno lavorando, lasciamoli lavorare. Poi quando usciranno gli orologi di Universal Genève, vedremo. Ma conoscendo il lavoro che è stato fatto in Breitling, conoscendo anche la parte dirigenziale ovviamente del marchio, so che si faranno un buon lavoro. E prima, e questo è un argomento che abbiamo già affrontato, prima vogliono strutturare tutto il brand a livello ovviamente di produzione, di assistenza, di tutto quello che concerne il mondo dell'orologeria, e poi dopo ovviamente faranno una presentazione. Così si lavora in questo segmento. Purtroppo tanti brand oggi lavorano al contrario, vediamo. Marco, ciao ragazzi, che marchio svizzero secondo voi ha bisogno di un rinfrescamento di collezioni oppure di modelli nuovi? Siete grandi, un bacione a tutti. Ce ne sono una marea. Sì, in primis ne abbiamo parlato prima, secondo me Maurice Lacroix è quello di cui ha più bisogno, anche perché è un marchio che noi abbiamo sempre trattato da tantissimi anni, ha avuto un boom commerciale dovuto al prodotto Icon. L'ha avuto anche in un momento dove c'era solo lui in quella tipologia di orologio, diciamo, è stato un po' precursore di una tipologia di prodotto che è la linea gentiana, molto spigolosa col bracciale integrato. Loro l'hanno fatto bene perché hanno fatto con lo sgancio rapido, con la possibilità di cambiare anche il cinturino. Poi, come avete visto, negli anni successivi sono arrivati tutti i brand del mondo a sviluppare quella tipologia di prodotto. Il problema è che un orologio che si vende molto bene, che ha sviluppato tanti numeri da 4-5 anni di fila, ha bisogno poi di un cambio di marcia, anche perché il mercato si satura. Non è stato fatto prima perché loro sono partiti con il mercato europeo, devo dire, in pieno, in quinta proprio, però poi dopo hanno dovuto sviluppare tutti i mercati esteri. L'ultimo che hanno sviluppato è l'Asia, che gli ha portato tanti numeri a livello di vendite, perché era un paese che era rimasto leggermente indietro su quel marchio lì. È normale che dice: cavolo, dobbiamo sviluppare l'Asia, che porta molti più numeri rispetto all'Europa, non possiamo cambiare le famiglie ora. Questo che cosa ha comportato? Per loro una chiusura del cerchio a livello di vendite, per noi che invece abbiamo recepito prima il prodotto, un ritardo nel rinnovo delle collezioni. Sicché speriamo che lo faccia. Io ti direi anche altri, per esempio, altri marchi. Tipo? Eterna. Sì, no, Eterna. Ebel. Sì, allora. Favreluba. Ok. Allora, secondo me, dicendo questo, però, Eterna è un marchio che non è che deve cambiare le collezioni, deve proprio rilanciare tutto il brand, perché è un marchio che è stato, devo dire la verità, dall'attuale proprietà abbandonato. Poi Ebel sì, potrebbe fare un rinnovo di collezioni. Io devo dire, vedo tante marche che stanno rilanciando i propri prodotti del catalogo vecchio, ripescano nel catalogo, lo stanno facendo un po' tutti. Da Seiko a Yamaha non stiamo vedendo prodotti nuovi, stiamo vedendo solo ripescaggi di linea nei vecchi cataloghi. Ebel, secondo me, è un marchio che non è stato sviluppato bene a livello di comunicazione, perché secondo me con quel prodotto lì oggi poteva dare molto di più. Poi sì, siccome non ha funzionato, non l'hanno sviluppato, non l'hanno comunicato bene, oggi devono per forza fare un cambio di linee. Ma se fanno il cambio di linee e poi non fanno la comunicazione adeguata, tanto vale che stiano come sono ora. E poi dopo l'altro era? Favreluba. A Favreluba c'è una novità, mi hanno mandato una mail, faranno un rilancio alla versione estiva della Fiera di Ginevra. Sapete che c'è quella ufficiale che viene fatta verso aprile, e poi dopo c'è come fanno anche con Vicenza, una fiera intermedia un pochino più piccola, dove si presentano tutti i marchi e fanno vedere delle collezioni, delle piccole novità, o comunque sia fanno comunicazione. Favreluba farà il rilancio ufficiale durante questo evento. Noi stiamo aspettando, vediamo se fanno un rilancio con le vecchie collezioni, cioè
perché hanno riaperto l'azienda, rifanno vedere i soliti orologi, o in questi mesi di fermo, anche di mancanza di notizie, hanno già rimesso le mani anche sulle collezioni e hanno lanciato prodotto nuovo. Vabbè. Vediamo, siamo curiosi. Carlo, carissimo e simpaticissimo Piero, potresti chiedere a quei due lì a fianco di farmi vedere, se possibile, il Tissot 1938 e l'Eterna 1948 affiancati? Grazie di cuore, un salutone a tutti voi, love. Eccoli qua, avevamo parlato di Eterna adesso, i prodotti di Eterna sono belli, c'è poco da dire. Eccoli qua, infatti la somiglianza c'è, sono due orologi di stile militare, prettamente anni 40, soprattutto l'Eterna con queste anse quasi a goccia, diciamo. Invece il Tissot Heritage 1938 è una cassa un pochino più standard. Qual è la differenza tra i due? La data, la mancanza di data per il Tissot, che non è necessariamente una mancanza, ma secondo me può essere anche positivo, è il fatto che il Tissot Heritage 1938 ha il calibro certificato COSC, quindi una precisione certificata, anche se, come avevo detto durante la recensione, è un calibro certificato COSC, ma privo di decorazioni. È una cosa strana perché solitamente si utilizzano le finiture top grade per certificarlo COSC, mentre quello dell'Eterna, pur non essendo certificato, è un calibro che è derivato da Letta 2892, per meglio dire Slit SM300, quindi sarebbe più di pregio e si vede anche dalle finiture rispetto all'altro. Quindi quale scegliere tra i due? Anche più sottile. È più sottile perché l'SV300 è più sottile del... Questo qua sarebbe un ETA 2824 modificato, quindi è più sottile l'Eterna. Eccoli qua. Sono entrambi validi. Sì, allora c'è da dire che sì, mancano le rifiniture. È anche un orologio che ha un prezzo di partenza molto interessante, il Tissot. E l'Eterna è un prezzo un pochino più alto, si parte da 1990 euro come prezzo di listino, sapete che noi le vendiamo in promo a 1100, sicché a quel punto lì quel gap che era dovuto alla differenza di prezzo si compensa e allora ovviamente apre molte porte a livello di scelta. Sicuramente io dico sempre, se avete la possibilità di acquistare, passare a un prodotto di livello superiore, perché no, con poca differenza di prezzo. Sì, io sceglierei l'Eterna solamente per il fatto che l'SV300 mi piace, è più sottile, è più decorato. Ci hanno messo il fondello trasparente e allora... No, ma anche proprio tutta la cassa, secondo me, è superiore, logico. Si parla di un orologio di più del doppio del prezzo. Ottimo anche il tessuto, però vuol dire... Armela da Vinci, è possibile vedere qualche modello femminile Frederic Constante, come ad esempio l'Art Deco Oval, eccetera? L'Art Deco io non l'ho in questo momento, anche perché è un ovale e ci sono tante marche che fanno gli ovali, secondo me l'ovale è quella forma non forma. Purtroppo il mio cervello è un po' settoriale, o tondo o tutti quelli che intendo veramente orologi di forma, sicché rettangolari, quadrati. L'ovale è quella via di mezzo che non mi riesce ancora a farmelo entrare bene in testa. Oppure tonno. Però, visto che ci ha chiesto di Frederic Constante a livello femminile... Qua siamo su un altro livello di prezzo rispetto ai... Sì, ho preso due High Life, ovviamente sono due orologi meccanici. Il diametro qual è? Le ho presi anche... Questo qui sono dei 36. Se ci avessero i brillantini andrebbero bene anche per gli uomini. Esiste la versione ovviamente senza diamantini, questi sono un pochino diciamo più versione gioiello, vedi le colorazioni, vedi gli allestimenti, lunetta full diamanti e ovviamente guarda come luccicano gli indici. Questo PVD rosa su quadrante verde, secondo me è un abbinamento spettacolare. Sì, queste qua sono due soluzioni per il polso femminile veramente interessanti, anche perché Frederic Constante è una casa che non ha bisogno di presentazioni, cioè... C'è anche lo sgancio rapido del bracciale. Sì, sgancio rapido perché tutti questi orologi qui vengono forniti con i doppi cinturini. Il cinturino, in questo caso per le signore, cinturino come tecnico? Com'è? Pelle. Pelle, sì, perché si predilige una versione elegante. Chissà come sta. E poi sempre ovviamente per il mondo femminile, ecco, come dicevo prima, un orologio di forma si passa direttamente a questo, chiamiamolo squadrato, un orologio... Sì. Ovviamente spiccolendo un pochino le dimensioni si perde la meccanica e diventa un quarzo, però diciamo nella media del ragionamento del mondo dell'orologeria, quando si parla di femminile la meccanica perde un po' di importanza, ma si dà
più risalto al dettaglio. Là si preferisce aggiungere un diamantino, una rifinitura, un quadrante un pochino più rifinito, il cabuchon sulla corona, cioè tutte quelle parti estetiche che si prediligono alla meccanica per il mondo femminile. Sì, anche il quadrante centrale guilloché, bello, una bella lavorazione. Guilloché. Terra chiama Piero, rispondi Piero. Gianluca, quali sono gli orologi più belli del negozio con il quadrante chiaro, secondo il vostro gusto? Grazie e complimenti per il canale, anche se i gusti sono discutibili. Amico Piero numero uno. No, la frase era, anche se i gusti sono discutibili, virgola, amico Piero numero uno, i tuoi. Ci ho messo io il punto, che tu non ce l'avevi messo, ce l'ho messo, quindi amico Piero numero uno. Era partito tutto bene, i gusti sono discutibili. Ma suoi, ma suoi. No, c'è il punto qua, guarda. Guarda, un secondo. Anche se i gusti sono discutibili, no, amico quello, Piero numero uno. No, ma quello è un punto, c'è messo punto, lui. Ma c'è il punto. No, c'era la virgola. No, c'è il punto, guarda. Ma ci abbiamo bianchi. No, ma io avevo interpretato la frase come colore. Vuoi sapere quali sono gli orologi bianchi più... Ah, bianchi? No, vabbè, bianchi... Sì. Quadrante chiaro, dice. Più belli. Sì, secondo il vostro gusto. Tecnica. No, beh, se devo fare una scelta unica, prenderei quello che abbiamo visto prima. Se non ti do nemmeno il budget, io ti dico questo qua. Sì, è normale. Tra l'altro questa nuova colorazione è tipo un grigio. Se invece avevi bianco, cosa mi piace? Il Longines Spirit, quello con il quadrante granulato. Eh sì, che non l'ho preso. No, io pensavo che lui intendesse chiari, ma a livello di colore. Allora avevo fatto tutta una cernita di colore, se vuoi possiamo fare anche vedere. Chiari. Cioè verde chiaro, azzurro chiaro, giallo chiaro. In effetti. Anzi, tutta la vita. No, chiaro, bianco e bianco, non mi dice bianco. Niente, no. Questa qua andiamo avanti. No. Così imparate a fare le domande e fate meglio. Lorenzo, mi sono innamorato del Vulcan Cricket. È possibile vedere le sue varianti? Grazie mille, un saluto. Allora, varianti sul mondo cricket si fa veramente fatica perché, diciamo, l'evoluzione del cricket è fatta nella famiglia dei Classic, che ovviamente. Dei vintage, che sono delle casse da 39 mm, 39 o 36, sviluppano due misure, questa è uno specifico, una 39, dove vengono ovviamente sviluppate una miriade di colori e poi che si dividono tra classic, heritage, e la differenza è il numerino o l'impostazione dell'indice sul quadrante. La cassa è tutta la solita, la meccanica è tutta la stessa, cioè è un cricket a carica manuale. Quindi le varianti cosa intendevano? I colori dei quadranti? No, perché possiamo dire, se vuoi vedere le varianti del cricket, allora questa è la versione diver del cricket. Nautical. Sì, fa parte della famiglia Nautical. Questa ovviamente è la versione con la scala di decompressione. Se andate sul sito Vulcan trovate quella che è in commercio normalmente, che è il tutto nero, questa è la nostra variante con l'aggiunta dell'arancione. Oh. La meccanica di base è la solita, un cricket, 300 metri di impermeabilità, con la scala di decompressione, che insomma tutte quelle che sono. Ricordiamoci che per cricket si intendono i svegliarini, la funzione dello svegliarino. Riccardo 91, ciao, è possibile vedere al polso un Oris Big Crown 40 mm? Ciao, grazie e complimenti per il canale. Ce l'ho al polso io, eccolo qua, con il cinturino realizzato da John Kustra. Bravi, avete imparato. Ora questo qua è fuori produzione, se no c'è. Sì, no, questo per esempio era una tiratura limitata dedicata ovviamente a Hank Aaron, che è un vecchio giocatore di baseball. Questa è già la seconda edizione dedicata ai giocatori storici di baseball, e questa tra l'altro ha anche la particolarità di avere un quadrante chiaro, a differenza dei classici. Come diceva prima l'amico che voleva gli quadranti chiari, eccolo qua un altro quadrante chiaro interessante, perché questi Big Crown qua, che vengono detti anche pointer, date, perché hanno il sistema per mostrare la data con questa lancettina qua che vedete qua. Ma diciamo che, ora giusto anche per rispondere alla domanda di prima, quadranti chiari le troviamo su tutte le marche, ovviamente non sono tipici degli orologi sportivi, degli orologi diver,
Per il resto i quadranti bianchi è la base del mondo dell'orologeria e troviamo un po' da sì, lui vuole sapere poi dire quali sono i più belli diventa belli, difficile perché poi bisogna capire la fascia prezzo, bisogna capire la tipologia di orologio, cioè è un po' una domanda che apre un mondo talmente grande da perdercisi dentro. E vorrei ricordare che questo qua, pur essendo solamente tra virgolette 50 metri di impermeabilità, ha la corona vite. Io ci ho fatto anche il bagno al mare e è sempre vivo. Ma sei stato fortunato. No. Giuseppe Davasco. Tu le sei a memoria allora? No, non esiste Vasco Rossi. Vasco Rossi, sì. No. Che amico vicino. Davasto. Giuseppe Davasto. CH cosa è? Chieti. Chieti. Pensavo fosse svizzero. Sì, perché no? Giuseppe Davasto, Chieti, disponibilità di qualche world timer, se sì è possibile vederli al polso di Davide, grazie, siete grandi. Tocca mettermelo al polso. Gli world timer sono ovviamente orologi abbastanza rari, diciamo, perché non tutte le marche lo fanno, lo propongono. E noi qui abbiamo qualcosa da farvi vedere, tra l'altro con diverse configurazioni, perché... Non c'è anche il... C'è il middle decompression timer, anche quello è un world timer, no? Dici? C'è le ore? Non è GMT? Ah no, world timer questo. Sì, world timer che vuol dire? World timer è con le ore, tutte le ore del mondo. Le ore del mondo sulla ghiera, un sistema, a volte sono veramente world timer come complicazione, a volte... Questo qua è lo Zodiac Super Seawolf, che tanto si chiama tutti così e quindi non si sbaglia, e il polso mi sta così. E poi il Federico Stand, che è un classico questo. Sì, l'iLife, ricordiamo che questa qui è una meccanica sviluppata da loro, sicché è una manifattura loro, nello specifico questa è la è il World Time su cassa iLife, oppure se no esiste su cassa Classic, un pochino più tradizionale. Ora questo viene montato col cinturino in pelle, però poi dopo vi viene dato nella confezione anche il bracciale in acciaio, sicché ecco. Sì, comunque, ora non me ne voglio a Zodiac, ma rispetto a Zodiac questo qua è tutta un'altra sensazione. Eh? Sì, logico, però è anche un'altra sensazione e poi dopo il prezzo. Perché ballano un migliaio e passa di euro tra uno e l'altro, sì che è normale che poi dopo... Bello sei. Marco, potete fare vedere l'Hamilton Jazz Master Performer Chrono da 42 mm con bracciale? Cosa ne pensi? Come sta al polso? Come sta al polso te lo faccio vedere subito. Quello lì è veramente bello. Pesante. È un cronografo. Acciaio. Da tutto acciaio con... Quanto è di cassa? 42? 16 teci, credo. No, non lo so. Eccolo qua, al polso sta anche bene. Sì, tanto questo è l'ultimo quadrante, la prima versione era un blu scuro che è disponibile, questa è una versione nuova che è questo celestino metallizzato, bello anche questo, molto particolare. Sì, le finiture, guarda, della cassa vedo delle satinature che mi piacciono un casino, è abbastanza presente al polso, non è che scompare, anche come peso ci siamo. Ti piace il bisello? A me piace il bisello lucido. Cosa ridi, Piero? Te sei un grande estimatore del bisello. Sì, è molto lucido. È bello, è un orologio che mi piace, ma magari non lo vorrei in collezione perché io sui cronografi, ne ho pochi di cronografi. Dell'Hamilton ho l'Intramatic, che mi piace, con la carica manuale. Questo qua è molto più moderno, basta guardare la forma dei pulsanti che va a rastremare, a seguire la cassa, no? È contemporaneo, Jazz Master Performer è l'orologio urbano per antonomasia. Tra l'altro questo qua è un calibro derivato dall'ETA 7753, lo vediamo che per il cambio data c'è il pulsantino qua, molti mi dicono cos'è la valvola per l'elio? No, è il pulsantino per cambiare la data. Il selettore. Hai capito? Simpatico, dai, ha vinto. Bello, sì. Matteo, pensate che l'acciaio oro abbia la possibilità di una piccola rivalutazione in futuro o in Italia difficilmente apprezzeremo questa configurazione? Cavolo, come leggi te, Piero? Tutto un fiato così non si è capito niente. Ti piace, come lei. Rivalutazione cosa vuol dire? In senso economico, come investimento? Sì. Su qua. Allora, anche qui c'è stata un'evoluzione. C'è stato un momento che ovviamente l'acciaio oro, in derivazione dalle casse tutte oro,
ovviamente impossibili da portare e da acquistare, perché ovviamente cassa e bracciale tuttora era diventato troppo oneroso e poi anche troppo vistoso. Allora si era creato quella configurazione intermedia, cioè mescolare l'acciaio con le parti in oro. E da lì poi tutta l'evoluzione, perché per abbassare ulteriormente il prezzo si è passata alle laminature, che davano ovviamente lo stesso aspetto al prodotto, però ovviamente abbassando notevolmente il costo dell'orologio. Poi c'è stato un momento che le aziende hanno deciso di eliminare tutto quel segmento intermedio del misto acciaio e doratura o oro in qualsivoglia. Oggi c'è un pochino un ritorno. Secondo me il ritorno è dovuto al fatto che marchi molto prestigiosi, tipo la Rolex, le hai in catalogo, e allora essendo aumentati i valori sia di quelli storici che di quelli attuali, anche un po' con l'euforia dovuta a quel mondo lì che si è creata negli ultimi anni, tante aziende hanno deciso di reinserire questo tipo di prodotto. Ovviamente poi, se parliamo del segmento lusso, abbiamo l'oro 18 carati. Se prendiamo i segmenti intermedi, tipo mi viene in mente Longines, anche su prodotti molto sportivi come Hydro Conquest, ha tutta la parte dei quelli che si chiamano Metal Mix, e ovviamente ha sia le versioni acciaio con laminatura PVD oro giallo o oro rosa. Sicché, come vedete, per chi invece le ha in casa, si parla di vintage, secondo me è un bel prodotto. Ovviamente ci sono stati anni dove è stato inserito l'oro su qualsiasi modello, e allora su qualcosa si stona anche, diventano oggetti molto pacchiani. Su tanti altri invece danno quel valore aggiunto in più, a me piacciono molto, sicché se ce l'avete in collezione è un prodotto valido, tenetevelo, perché prima o poi si rivaluterà. Se il termine rivalutazione è intesa per l'aspetto economico, questo è un argomento che a me non mi interessa e non ne voglio nemmeno sapere. Se invece come rivalutazione si intende il fatto di apprezzamento del pubblico verso un determinato oggetto fatto di acciaio e oro, io dico che tengo in considerazione solamente quelli realizzati veramente in acciaio e in oro, non quelli in PVD o quelli laminati, nemmeno Tudor che fa le laminazioni esterne, no, deve essere in oro. A quel punto lì gli orologi a me sono sempre piaciuti in acciaio e oro, non tutti i modelli, perché si fa fatica a prendere un Submariner in acciaio e oro, no? Poi ci sta, ognuno, i gusti sono gusti, ma gli orologi sportivi chic o eleganti in acciaio e oro per me hanno un futuro e hanno anche un presente, perché mi sono sempre piaciuti. Credo che, e penso anche che spesso l'acciaio e oro di Rolex, per esempio, viene denigrato semplicemente perché se io come accesso a Rolex prendo un modello in acciaio, mi costa molto meno che quello in acciaio oro, quindi tutti puntano all'acciaio perché quell'altro costa di più, e questo poi si riversa anche sull'usato, dove non vengono considerati, e a volte scendono costano meno sull'usato di acciaio oro rispetto all'acciaio, ma non perché fanno schifo, perché in partenza la gente voleva quelli in acciaio perché costavano di meno, quindi si è fatta un circolo vizioso per il quale l'acciaio è meglio dell'acciaio e oro, è tutto lì il discorso. Sì. No, poi dopo c'è tutto il mondo ovviamente del vintage, che spesso e volentieri viene anche strumentalizzato dai venditori, da chi vuol fare comunicazione, sicché vengono attribuiti dei prezzi piuttosto che altri, e condiziona poi tutto il mercato. Però poi volevo dire, no, l'acciaio oro, ti ricordi quei Rolex che avevano i rubini e gli zaffiri dentro, che erano su cassa acciaio e oro? Quelli lì hanno avuto una rivalutazione incredibile, si parla fine anni 80, inizio 90. Quelli lì hanno avuto per esempio una rivalutazione incredibile, oggi valgono delle fortune. Luca Di Stefano, ciao Davide e a tutti gli appassionati del canale. Sto tenendo d'occhio lo Zin 903, so che monterà un calibro la Jux Perret L110. Secondo voi è un calibro affidabile? Un saluto da Milano. La Jules Perret. Sì, l'ha fatta apposta perché sapeva che la leggevo io. Ah, L110, la Jules Perret è una casa svizzera, proprio un'azienda che si occupa di veramente di elaborare calibri, non solamente di scrivere sul rotore la scritta della casa, no? Quindi l'110 altri non è che ha la stessa architettura del 7750. Cioè, non so se è il 7750 che loro modificano completamente o è ex novo realizzato su quell'architettura lì.
ma costruisce calibri anche molte case ci si stanno stanno andando verso le Jouperelle, la stessa Cuervo Sovrinos, Federico Stan, i micro brand, sta avendo successo perché lavorano bene, perché fanno dei buoni calibri. Quindi se la tua domanda era una preoccupazione verso Zin che incasserà quel calibro lì, la tua preoccupazione non deve essere assolutamente realistica, non è realistica. Allora, Zin 903 è ovviamente quello con l'estetica, lo possiamo dire, molto similare al Navitimer, come cassa, come impostazione anche di quadrante e tutto. In questo momento non l'abbiamo in settimana, abbiamo già visto la fattura, ci rientrerà la nuovissima versione in tiratura limitata con quel quadrante azzurrino, sicché diciamo che anche dal prossimo video possiamo farla vedere, è molto interessante. Ricordiamo che poi, parlando anche di Navitimer, cioè del marchio Breitling, Zin aveva una vecchia collaborazione perché produceva le casse per Breitling nel passato, sicché diciamo che forse oggi il 903 è quello che storicamente ricollega i due marchi insieme, oltre ad essere un prodotto esteticamente molto similare. Ovviamente oggi sono due marchi di livello notevolmente diverso. Antonio da Puteoli: ciao a tutti, vorrei vedere il nuovo Tissot Sea Star da 40 con il D al turchese e, se è possibile, un confronto con il Mid Ocean Star da 39. Il Dial e il Sea Star, queste pronunce così un po', no? Ecco. Come si dice? Il Dial, Sea Star. Scrivete Dial, io leggerò Dial. Eccolo qua, ho appena fatto la video recensione di quello con il quadrante nero, antracite, grigio, che bello. È la prima volta che prendo a mano, come diceva Rocco Siffredi, questo bellissimo quadrante qua, turchese, azzurro, blu. Sì, tra l'altro bello io, questo, nell'errore che avevo fatto prima, bello, tra gli orologi con i quadranti chiari e più particolari, avevo messo anche lui nel segmento, diciamo, più economico, perché 795 euro costa questo orologio. È un bello orologio, oh, da caratteristiche molto interessanti, con un prezzo euro. 795. Allora, sui Mido ho finito le colorazioni, diciamo, standard, quelli classico nero e blu. Tra l'altro ricordiamo che il blu è il blu Batman degradé in verticale. Però ho una versione a disposizione un po' più particolare col quadrante dorato. Il quadrante dorato ce l'abbiamo perché non la vuole nessuno, vero? È un pochino più difficile, un pochino più da... Però si vede, ecco, sul quadrante chiaro si vedono maggiormente le ondine. Guarda qua come lo trovo molto bello a livello femminile, ecco, per esempio. Potrebbe essere un orologio che si presta molto bene. Ricordiamo che il Mid Ocean Star è 39 mm, mentre questo qua è 40, ma è 40 perché la ghiera è da 40, la cassa è da 38. Cassa da 38, la misurata. E qua si va a questione di gusti, di scelte, ma soprattutto di prezzo. Però il Mido costa un po' di più, vero? Sì, ma 1190. Sì, sempre un pochino di più. Un pochino di più, però questo qua dentro c'ha il calibro 72, che è derivato dall'ETA 28-92. È lo stesso calibro che utilizzano attualmente i Longines. Quindi con 1190 c'è quel calibrino lì che è un po' meglio del Powermatic 80, 23 rubini, con lo scappamento in plastica. Di tanto mi chiedo anche perché abbiano fatto quella scelta lì. Quale? Perché solitamente i Mido montano sempre calibro il 80. Derivato, sì, del Powermatic 80. Ovviamente non ci sono le ruote famose in Teflon, perché viene fatta tutta la meccanica in metallo. In alcuni modelli vengono messi anche più rubini, si passa a 23-25. Sì, ecco, non capisco come mai questa volta è stata non è fatta. Non è la prima volta che mettono il calibro 72, cioè l'ETA 28-92, perché c'erano dei baroncelli che ce l'avevano anche, sì, sì. E quindi non lo so, perché a questo punto mi metti lo stesso calibro di Longines dentro ad un prezzo molto inferiore, hanno vinto già i Mido di partenza? Sì, poi dopo, come sappiamo, Longines, il nome Longines fa la differenza, le rifiniture esterne fanno la differenza, certo. Cioè non è purtroppo solo meccanica, in orologeria parte tecnica, parte estetica, ma poi incide tanto ovviamente il brand. Il brand riportato sul quadrante spesso e volentieri ha una percentuale sul peso del prezzo non indifferente. Io sono il primo a farmi influenzare, quindi no. Lorenzo, è possibile vedere il Mido Baroncelli da 38 mm con quadrante nero? Un saluto a tutti. Eccolo qua, il Mido Baroncelli da 38, abbiamo parlato poco fa,
questo qua è la versione tutta in PVD nero, sì. Particolare, perché per essere un orologio classico, qua abbiamo fatto tutto nero, mi diventa molto più sportivo, 38 mm, poi tutto quadrante, infatti cioè, al polso sta benissimo anche su quelli che hanno un polso da 19 come il mio, anzi, a proposito, lo proviamo subito, perché è un po' come il discorso di Yungas, di 38 mm di Yungas, che essendo tutto quadrante, al polso, tac, c'è poco da dire, eh? Eccolo qua, praticamente questo qua non sarà quello con il calibro 72, però non sappiamo. Basta andare. Sì, eccolo qua. Esattamente quello che dicevo prima. Questo qua è il calibro 72. Lo vedi che c'ha il derivato da Leta 2892. Anche questo ha 21 rubini, è lui. È il calibro derivato dal 2892. Esattamente come dicevo prima. Che il simpaticissimo Mido Ocean Star non è il primo con calibro 72, ma c'è già il Baroncelli. Ho vinto. Valerio, ciao ragazzi, sono Valerio da Roma. Si parlava di luglio per un probabile uscita di Marf braccialato. Ad oggi ancora niente. Avete una novità? Un abbraccio a tutti e tre, ma er meglio il Piero. No, ovviamente uscita che è stata che è slittata a settembre/ottobre. Vediamo, stiamo aspettando. Comunque è un prodotto ormai ufficiale che è già stato presentato come collezione. E dobbiamo aspettare solo l'uscita. Marica, ciao ragazzi, è possibile vedere un Longines da donna senza brillantini? Ho il polso da 13 cm, grazie mille. PS, Piero, ti voglio bene anche se i tuoi gusti per gli orologi non sono molto molto belli. Grazie Marica. Come voleva meno male, qualcuno che dice la verità poi dopo la questo qua c'è i brillantini. Sì, allora c'è i brillantini solo sugli indici, non so se lei intendeva all'interno del quadrante o esternamente. Comunque questa qui è una versione che esiste in tantissime colorazioni di quadrante, con e senza diamantini, sulla lunetta, sul quadrante si può avere anche molto pulito con colorazioni standard, tipo il bianco. E questo qui è una versione da 34, sì, che su un polso da 13 femminile, però può andare bene benissimo. Poi bisogna capire se vuoi che riempia tutto il polso o lo vuoi centrato sul polso. Allora dobbiamo andare a misure ancora più piccole, 30, 28, che la Longines le ha in catalogo, ma proprio su questa linea qui, che è la Master Collection. Sì, che ecco, tra l'altro guarda, è venuto un ragazzo l'altro giorno, ne ha acquistato uno, me l'ha fatto ordinare, cassa addirittura da 28, orologio piccolissimo. Ovviamente diventano dei quarzi perché la dimensione non permette più di inserire una meccanica all'interno. Io per esempio avevo preso anche, se vuoi, che è una linea nuova, la Dolce Vita quadrata, avevo preso anche questa qui, ovviamente è sempre un quarzo. Esiste anche con un bracciale molto molto interessante, tutto a quadratini, che ce l'avevo in vetrina ma aveva i diamanti sulla cassa, sicché ho preferito non fartelo vedere in base alla richiesta che avevi fatto. Però ecco, questo è un orologino molto, molto piccolo come dimensioni, che sul tuo polso da 13 potrebbe stare veramente bene. Poi da capire se vuoi il classico orologio tondo o ti può andare bene anche un orologio di forma. Allora c'è anche il Dolce Vita rettangolare, che viene fatta in tantissime versioni. Che la Longines penso che ti possa servire per tutte le tue esigenze. Comunque a ribadire quanto detto prima, anche qua, no, 34 mm ancora riesce ad incassare il calibro meccanico automatico, e in questo caso esattamente Leta A31 bla 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 bla, che è quello del Mido 72, lo stesso calibro, eccolo qua. Daniele, qual è stato l'orologio più costoso che abbia venduto il Buon Giacomo? Avanti così siete mitici. Questo è un déjà vu, te l'hanno già chiesto altre volte. Sì, no, allora, in passato dove c'era l'euforia dei bombardoni, si può dire così, dove ovviamente si cercava orologi molto più costosi, abbiamo venduto dei tourbillon oppure versioni con casse in zaffiro, prodotti che diciamo fanno da padroni più per l'estetica. Ma c'è quel marchio gigantesco che di orologi strani. Sì, HIT. Sì, devo dire che lì non ho poi mai fatto gran vendite su quel prodotto lì. Non ne vuole nessuno. No, vabbè, l'abbiamo preso in un momento e poi dopo sapete che il marchio
ha fatto un fallimento, tra l'altro non si capisce neanche bene come, e ora è stato ripreso il marchio, hanno ricominciato a produrre, e perché poi tante marche sono nate, tante in questa euforia del produrre sono morte, il prodotto orologiero è un prodotto complesso con tanti costi, tante multinazionali per avere un segmento di produzione diverso da quello loro tradizionale investono e si buttano nell'orologeria, però ecco, l'orologeria se fatta bene a tempi molto lunghi con ritorni molto molto lenti, se si vuole fare business, io vedo delle aziende oggi che aprono super boutique, fanno delle crescite incredibili, sembrano che siano diventati la panacea dell'orologeria. La verità è che hanno delle produzioni cinesi a basso costo, vengono venduti come se fossero delle manifatture, invece non c'è niente di tutto questo dentro. Fanno sembrare anche che gli orologi siano fatti in Italia o in Svizzera, invece arrivano direttamente tutti dalla Cina e vi vendono solo fumo, perché oggi siamo nel mondo della comunicazione, sicché grazie a questa è possibile fare dei salti che fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile poterli fare. Però ecco, bisogna stare attenti, perché poi alla fine voi pensate di comprare un orologio, un segmento molto alto, invece alla fine state comprando un prodotto cinese ben pubblicizzato. Sicché ecco, bisogna fare attenzione. Massimo, buongiorno. Unico orologio da usare tutti i giorni. King Seiko da 39, orologi in spirit da 37. È possibile vederli con quadrante blu? Grazie. Allora, no. Ti posso far vedere il King Seiko in una versione nera da 39, eccolo qui. Lo Spirit mi deve rientrare perché l'agosto ovviamente ha mietuto orologi e non c'è stato possibile riassortirli nella giusta maniera, però ora siamo ormai in fondo al mese e rifaremo tutti gli assortimenti dovuti. Eccolo qua, accontentati del King Seiko da 37. 39 lo riconosciamo per l'attacco, sì, che mi piace. Sì. E poi, già che ci sono, volevo farvi vedere due orologi che ormai sono arrivati in fondo alla loro produzione. Siamo riusciti a riavere due modelli, ma effettivamente sono stati eliminati dal catalogo, che sono i King da 37. Erano quelli con l'attacchino integrato. Eccolo qua, vedete la differenza. Guardiamo subito la differenza così live tra il... È scuro questo? Sì. Questo qua scuro, quello scuro. La differenza dell'attacco da quello da 37 rispetto a quello da 39. Quando è uscito quello da 39, devo dire la verità, mi ha lasciato un pochino basito per questo attacco, che poi invece è diventato il suo bello. Mi sembra un po'... Gigrobo d'acciaio, no? Sì. Ora c'è Goldrake di tissù, un po'. Sì, ora arriva, ci siamo quasi. Ora, anche il 37 voglio provare, perché il 39 mi sta chiaramente bene. Il 37... Sì, una piccola differenza di prezzo tra le due misure. Questo qui, se non erro, che stai provando ora da 37, viene 1.800. L'altro siamo già a 200, se non sbaglio. Ogni millimetro è un 101. Sì. Siamo a 200 e poi sono arrivate anche le versioni nuove. Sì, ma io questo qua non me lo potrò mai provare, non ci riuscirò mai. Perché gli altri ci riesci, no? Trattare male, Piero. Sono arrivate le versioni nuove col nuovo calibro dentro, che hanno una cassa totalmente diversa, che hanno una cassa tonneau, e poi stiamo aspettando stiamo aspettando le versioni da 36, che se saranno le ultime uscite del mondo King per quest'anno. No, mi sta meglio 39, dai, c'è poco da dire. 37 me lo vedo un po' scomparire, però voi che ci avete i polsi da signorina... Sì, abbiamo di questi qui, abbiamo il silver, fallo vedere, e il nero, e poi non se ne potrà più avere, sono due modelli, gli basta. Ultimi, ragazzi, sì, gli ultimi, ragazzi, King Seiko. Anzi, chiedo scusa perché a qualcuno avevo detto che non si potevano già più avere, perché la casa madre mi aveva chiuso tutte le ordinazioni, questo era un residuo d'ordine che era rimasto dentro, loro, si vede, le avevano in qualche magazzino, allora me l'hanno assegnato. Al miglior offerente, eh? Sì.
fa l'asta. Asta, astice. Abbiamo finito quella domanda. Abbiamo finito. Sì. Se abbiamo finito, l'amico Giacomo qua ci vuole ricordare una cosa. Sì, sì, allora abbiamo istituito un nuovo servizio, praticamente è un servizio telefonico che entra in vigore dalle 8 la sera, e praticamente va dal lunedì al venerdì, e praticamente va a completare il servizio che già davamo durante il giorno telefonico. Quando chiude il negozio praticamente comincia questo turno serale, dove troverete Maurizio, qualcuno già di voi lo conosce perché ci ha già parlato, e lui andrà dalle 8 alle 11 la sera, cioè dalle 20 alle 23, per chi rientra dall'ufficio, per chi non ha il tempo durante la giornata lavorativa di chiedere quello che voleva, anche per un prezzo, qualsiasi tipo di informazione, potete chiamare, trovate il numero online e chiedete tutto quello che volete, se avete bisogno anche di link per fare l'ordine. Riassumere, c'è un altro numero di telefono differente per fare le chiamate dalle 20 alle 23, ok? Perché sennò qua ho fatto il giro che non scherzo. Vieni Piero. Che noioso. Allora, qua fatti stacchi. Che devo fare? Eccoci qua con l'amico Piero e Buon Giacomo, finalmente tutti assieme in un'unica inquadratura. E io vi ringrazio per essere arrivati fino qua, spero vi siano piaciuti gli orologi. L'orologio del giorno, il capo e Piero. Hai cambiato occhiali? Ti stanno meglio questi. E vi ricordo gli appuntamenti fissi, che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!